Questa mattina, Assessore, ennesima testimonianza del gran cuore della città di Tolentino. Grazie all'iniziativa della Linotype che ha realizzato per questo Natale queste simpatiche palline con all'interno le fotografie della nostra città, sono stati raccolti 1.800 euro che verranno destinati insieme ad altri fondi per sostenere le famiglie in stato di crisi e per il pagamento delle bollette. Sì, io ringrazio davvero da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione questo grande gesto di solidarietà da parte prima di tutto della Linotype da cui è partita l'iniziativa, ma grazie anche a tutte le associazioni, le imprese, i privati che hanno partecipato a questo. Come abbiamo già detto, questo ricavato verrà utilizzato per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette. Sappiamo che purtroppo questo rappresenta e rappresenterà un grande problema e io penso che noi tolentinati possiamo solamente essere orgogliosi di far parte di una città che nel momento, diciamo, di bisogno, in momenti così poi atmosferici come può essere il Natale, riescano veramente a fare questi gesti straordinari di solidarietà, per cui ringrazio davvero tutta la città, perché in qualche modo è tutta la città che collabora, e rinnovo il nostro impegno come amministrazione ad essere sempre più vicini a qualsiasi situazione di disagio economico e non economico. La Linotype anche per questo Natale 2022 ha promosso l'ennesima iniziativa volta a raccogliere fondi. Come ben sapete, la Linotype ormai è da tanti anni nel sociale. Due edizioni fatte 2016, 2017, 2018 del calendario Tolentino Resiste, e i proventi sono stati destinati sia al Parco di Nascita che all'Avis Comunale. Poi due anni dopo, con la maglietta Tolentino Città da Vivere, i proventi all'ASP Civica. Quest'anno abbiamo pensato di fare una pallina di Natale e voglio ringraziare tutte quante le ditte, che ne sono tantissime, che hanno partecipato. Se volete ve le elenco in fila direttamente: Ales Pelletterie, Proloco Tolentino, Terraceli, Hub, Save, Alimentari Fioretti, ASF Servizi Fiduciari, Ediscavi, Elettro Project, Dental T, Fabola Beauty Lab, La Cornice e Idrotech. Io non posso che ringraziare tutti quanti e fare un buon Natale, felice anno nuovo per tutti quanti. Grazie di tutto.